Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Comincia una nuova serie sul canale di un gioco a cui sono molto, molto, molto affezionato e che ho giocato per diverse, diverse volte. Il gioco in questione, che ovviamente già state iniziando a vedere a schermo, è per l'appunto Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Gioco per la PlayStation 1 che ho veramente, veramente amato e che ho giocato tantissimo. E ve lo propongo sul mio canale in una guida completa, dove appunto non andremo soltanto a giocare e non andremo soltanto a completare il gioco, ma vi farò vedere anche chicche e delizie, così che possiate comunque essere sorpresi di un capitolo che è stato veramente spulciato e spolpato dagli esperti. Ovviamente ci saranno tanti tecnicismi che vi insegnerò. Che vi spiegherò anche passo passo di un gioco che veramente ho amato e giocato per diversi anni. Oggi lo rigioco interamente in italiano, ovviamente col mio CD di tantissimi anni fa, però ho giocato su emulatore, ovviamente. E detto questo, direi che comunque non c'è molto da dire, perché non c'è molto da dire. Man mano che giocheremo, vi parlerò del gioco, vi parlerò della storia, vi parlerò anche di quello che questo gioco ha portato in Italia dal punto di vista videoludico, sia nella PlayStation che nel gioco di carte stesso di Yu-Gi-Oh! E man mano vi spiegherò anche il meccanismo di questo gioco, perché non è un classico gioco basato sulle regole di Yu-Gi-Oh!, ma delle regole tutte sue, che andremo a vedere e ad analizzare durante il nostro gameplay. Quindi siamo pronti, allacciamoci le cinture e andiamo dritti all'azione. Eccoci qua all'inizio della nostra avventura. Ovviamente iniziamo col digitare il nostro nome, che è per l'appunto Joe, come sempre. E cominciamo l'inizio di questa avventura. Ovviamente, ecco, già qua ci sta dicendo che il nostro codice duellante è unico e che non si potrà duellare e scambiare con lo stesso codice duellante. Questo perché? Perché una volta, nella PlayStation ovviamente, per ottenere le carte rare non esisteva internet. E quindi che cosa fa si faceva? Solitamente si avevano due memory card. E si facevano nuove partite in continuazione per ottenere le carte migliori. Ottenere le carte migliori significava appunto scambiarsele, e quindi si potevano scambiare tra le due memory card. E diciamo che questo era uno dei primi metodi di hacking o di cheating, se così possiamo dire, che praticamente ha segnato l'era di questo gioco. C'è da dire che ho utilizzato più volte questo metodo, anche se in realtà poi scopriremo a breve che non è così difficile ottenere carte forti, per cui diciamo che questa è una piccola già anticipazione di quello che vi volevo fare vedere. Cominciamo subito la nostra avventura e vi comincio a spiegare che questo gioco in realtà non presenta le regole ufficiali di Yu-Gi-Oh! Noi sappiamo benissimo, almeno chi ha giocato almeno una volta nella vita Yu-Gi-Oh! Sa che esistono delle regole ben architettate, ben studiate e che quindi devono essere necessariamente rispettate. Una di queste regole è ovviamente quella che vincola le evocazioni e quelle che implica anche il saper evocare e il saper giocare secondo le regole. Ora, nel mentre va avanti l'introduzione, vi spiego cosa cambia in questo gioco. In questo gioco si parla quasi come se fosse un gioco di turno, un gioco di ruolo, perché appunto avremo la possibilità di giocare una carta io e una carta l'avversario per ogni turno. Solo che, però, a differenza del vero Yu-Gi-Oh! Qui non esistono i tributi, quindi lo scopo principale del gioco è ottenere carte forti, dal punto di vista di attacco e difesa da poter giocare e poter battere il proprio avversario. Quindi non esistono i tributi, non esistono le evocazioni, esistono le magie, esistono gli equipaggiamenti, esistono tutte queste cose, però hanno delle regole molto molto base, ovvero gli equipaggiamenti potenziano di 500 l'attacco e la difesa dei mostri, in base ovviamente a quale potenziamento ci riferiamo,
Le magie terreno aumentano allo stesso modo 500 punti di attacco e difesa dei mostri che vengono inclusi in quel range. E poi ovviamente per quanto riguarda i mostri, come vi ho detto prima, non esistono le summon, cioè ovvero non esistono le evocazioni, non esistono neanche i rituali, o per meglio dire esistono ma solo per creare mostri che si uniscono tra di loro. Quindi diciamo che esistono particolari tipi di fusione che vengono utilizzati tramite i rituali, mentre invece per ottenere carte più forti vi farò vedere che cosa si deve fare in questo tipo di gioco. È abbastanza diciamo quasi controverso dal punto di vista del gioco di Yu-Gi-Oh, però vi farò vedere che in realtà può essere un gioco divertente che vi metterà anche un pochino alle strette. Allora, noi siamo il principe d'Egitto, ovviamente, quindi la storia un pochino si ricollega a quella del cartone animato principale. Infatti comanderemo i panni di Yugi e i panni del faraone, anche se molto di più giocheremo nei panni del faraone, perché con Yugi ci sarà soltanto una piccola parte, che è la parte, diciamo, tra virgolette centrale del gioco, e poi la parte finale, ovviamente quella più bella, la faremo con il faraone. Questa è la parte iniziale, che è una sorta di tutorial dove appunto incominceremo a muovere i nostri primi passi. Mio caro principe, vai di nuovo in città per giocare a carte? Scusatemi. Ebbene sì, perché noi in qualità di principe tecnicamente non potremo giocare a carte. Sei di sangue reale e giri per le strade vestito come un ragazzo qualunque. Ma non ti vergogni? A dire il vero sono piuttosto imbarazzato. Benissimo, a questo punto potremo continuare ad ascoltare o scappare via. Però dato che io voglio farvi vedere come completare il gioco nel miglior modo possibile, quindi ottenendo tutte le chicche e tutte le scene extra, scapperemo via. Nel momento in cui scapperemo via, il nostro servitore, chiamiamolo così, praticamente non ci fermerà, quindi noi avremo la possibilità di poter esplorare la città. Come potete vedere esistono diversi luoghi che possiamo esplorare, però in questo momento ne possiamo esplorare soltanto due, ovvero il campo del duello e il palazzo del faraone. Perché? Nella piazza cittadina al momento non possiamo andarci, ma ci andremo a breve. Il negozio di carte, che ovviamente è chiuso, o per meglio dire è accessibile, ma per comprare le carte all'interno di questo gioco bisogna ottenere un numero di stelle particolarmente alto. Perché se vi faccio vedere, appunto, possiamo o inserire il numero, cioè il codice delle carte da gioco, questo non so se si poteva fare qua, forse si può fare nel negozio, si può fare nel negozio, nel menu principale molto probabilmente. Qua invece è soltanto per modificare il mazzo, credo. Sì, infatti torna i titoli, salva, crea mazzo. Iniziamo a vedere il mazzo, perché vi stavo dicendo che si possono inserire i codici delle vere carte di Yu-Gi-Oh! E poterle sfruttare all'interno del gioco. Sfruttare all'interno del gioco significa avere comunque un potenziale, perché per chi collezionava le carte come me aveva una grande disponibilità di carte molto forti, soprattutto da poter utilizzare. Solo che le carte molto forti, ad esempio, costano tantissime stelle, quindi non potrete acquistarle subito. Allora, incominciamo a metterle in ordine di potenza di attacco, perché è l'unica cosa che conta in questo gioco in realtà. Avere la carta col più alto potenziale d'attacco è l'unica cosa che conta. Iniziamo a vedere appunto quello che abbiamo. Quindi abbiamo dei guerrieri, abbiamo delle fate, abbiamo pochissimi draghi. Abbiamo veramente draghi, non ne abbiamo, il che è una cosa che non mi piace assolutamente, perché tecnicamente il gioco principalmente si basa sul ottenere il drago tuono bicefalo. Il drago tuono bicefalo in questo gioco è praticamente il passepartout. Vi permette di fare qualsiasi cosa, vi permette addirittura anche di manipolare l'RNG, questo ci arriveremo dopo, perché ci arriveremo dopo, e ci permetterà di ottenere delle carte eccezionali. Allora, dato che questo mazzo, questo deck, non mi piace assolutamente, io faccio un piccolo taglio e resetterò la mia partita. Ci rivedremo nel momento in cui avremo delle carte decenti.
Eccoci qua, finalmente dopo un paio di reset ho ottenuto un mazzo che è abbastanza decente. Vi faccio vedere perché comunque ho ottenuto diversi tipi di incantatrice, diversi tipi di macchina, che non è male, ma soprattutto ho ottenuto lui, il piccolo drago, che è una delle carte che inizialmente mi serve di più. Mi serve di più perché grazie a lui riesco o comunque riuscirò a creare appunto il mio drago tuono bicefalo. E vi ho detto che tramite il drago tuono bicefalo posso aprire letteralmente il gioco a metà. Ma vi spiegherò dopo il perché. Successivamente ho un'altra carta che mi serviva, ovvero il buco oscuro. Questa mi potrebbe tirare fuori da alcune situazioni spiacevoli qualora il mio RNG non fosse manipolato nella maniera corretta. E vi spiegherò anche il perché. Perché, tra virgolette, c'è solo una carta che può impedirmi di essere completamente forte al 100% fino alla fine del gioco, che è Drago Finale Occhi Blu. Drago Finale Occhi Blu sapete benissimo che ha ben 4500 punti di attacco. La carta più forte che noi, almeno inizialmente, avremo a disposizione nel deck sarà Drago Nero Meteora, che ne ha ben 3500, quindi abbiamo una differenza di ben 1000 punti. Qualora il mio RNG non fosse manipolato nella maniera corretta, avrei la possibilità di scontrarmi con un drago finale occhi blu o anche di più. Quindi che cosa devo fare? Devo assolutamente utilizzare il buco nero per levarli dai mezzi piedi e ribaltare la situazione. Quindi avere queste due carte per me già è tantissimo. Una volta fatto questo, quindi averci assicurato di avere queste carte, possiamo uscire dal negozio e ritornare nuovamente indietro. Perché? Perché se ritorniamo al palazzo del faraone, ritroveremo il nostro servo, ovvero Simon Muran, che praticamente ci sfida. Se non facessimo questo, noi perderemmo questo tipo di personaggio. E devo dire che io nelle mie precedenti run l'ho quasi sempre perso, quando ero più piccolo l'ho quasi sempre perso, perché io scappavo, così continuavo con la storia e poi non potevo più ottenerlo. Ecco, se decidi ancora di giocare a ecco, ci metti di contro di me. Se perdi, dovrei tornare nella tua stanza. Se vinci, invece, posso tornare a uscire. Questa è una cosa fondamentale perché una volta che duelleremo con una persona, potremo o sbloccarla nei duelli liberi. Solitamente questa è una cosa che non si fa nelle speedrun perché si tende comunque ad andare velocemente, quindi non si tende neanche ad affrontare gli altri avversari che invece vi farò vedere io perché io comunque voglio farvi vedere un gameplay completo, ma si tende ad andare avanti direttamente con la storia. Per cui cominciamo a vedere come funzionano i duelli all'interno di questo gioco. All'interno di questo gioco, ovviamente, i life points saranno 8000, non 4000, e avremo la possibilità di utilizzare diverse carte. Come potete vedere, utilizzando diverse carte che sono molto, molto scarse, tra cui Mangiare, che è la carta più scarsa del gioco, possiamo in un qualche modo tentare la fortuna, unendo queste carte o ottenendo un mostro più forte. Qua ovviamente solo gli esperti del gioco capiscono quali tipi di mostri possono unirsi e quali no. Il trucchetto che io vi dico, che vi voglio spiegare, è appunto guardare la tipologia del mostro. La tipologia del mostro si trova esattamente accanto ai suoi valori. Quindi vedete quella specie di serpente verde? Benissimo, quello sta ad indicare che stiamo parlando appunto di un mostro vegetale. Qui invece stiamo parlando di un altro mostro vegetale, qui stiamo parlando invece di uno zombie. Qui invece stiamo parlando di una macchina e qui stiamo parlando di un mostro di tipo acqua. Dato che queste carte a me fanno letteralmente cagare, direi che possiamo buttarle. E uno dice: ma come fai a buttarle? Dato che in Yu-Gi-Oh! Si può pescare solo una carta a turno. Ebbene no, in questo tipo di Yu-Gi-Oh! Si possono pescare tutte le carte che si vogliono per riempire la mano. Quindi la mano sarà composta sempre da 5 carte. Quindi se io tento di unire e scartare così 5 carte, ne ripescherò altre 5. E uno dice: ma come fai a scartarle o unire le carte senza la polimerizzazione? Perché solitamente per le fusioni si utilizzava appunto il metodo della polimerizzazione. Bene, noi invece lo faremo in questo modo. Premendo il tasto su, ci apparirà, come potete vedere, un numero che indica per l'appunto il numero 1, poi il numero 2,
il numero ad esempio 3 e ad esempio il numero 4. Che cosa vuol dire? Vorrà dire che noi potremo disporre le carte in questo numero, ma disporle in ordine in questo numero significa per l'appunto unirle e di conseguenza scartarle, perché se la fusione non avverrà, quindi non ci sarà la possibilità di poter fondere queste carte, verranno scartate. Così vi faccio vedere. Questo ero sicuro potesse essere una fusione, per cui ve l'ho voluta fare vedere. Vedete? Le fusioni si fanno in questo modo. Unendo diversi tipi di carte si possono ottenere nuove carte, che ovviamente potrete utilizzare all'interno del gioco. Quindi selezioniamo la runa, che è un'altra delle cose importanti di questo gioco, perché le rune sono praticamente i potenziamenti, come ad esempio il fuoco che batte l'erba e tutte queste cose qui, che sono dei potenziamenti che comunque in realtà nel gioco non esisterebbero, però nel cartone animato si sono fatte vedere delle volte, quindi anche in questo gioco le hanno prese di spunto. Premiamo il tasto start per passare il turno e tocca al nostro avversario. Il nostro avversario può fare la stessa identica cosa, però avere un mostro che comunque supera i 1000 punti di attacco all'inizio è molto difficile, per cui lo mette in posizione di difesa. Come avete potuto notare, siamo ritornati con ben 5 carte in mano. Questo perché, come vi ho detto prima, tutte le carte che verranno scartate dalla fusione verranno automaticamente riprese. Quindi noi ne abbiamo scartate 4 e quindi ne abbiamo riprese 4. Però dobbiamo stare attenti, perché questo è un metodo che ci potrebbe costare la sconfitta se non possiamo più pescare carte. Quindi continuiamo a scartare le carte. Questo è un metodo anche per farvi vedere come si possono trovare delle fusioni, perché magari uno non ricorda magari una combinazione di carte, non ricorda una qualsiasi cosa e quindi tenta la fortuna, dice magari unisco queste carte e poi posso attaccare. Io ad esempio le prime volte che giocavo avevo il mio blocco note dove mi scrivevo tutte le carte che si potevano unire, tutte le varie combinazioni di carte che si potevano unire, e le sfruttavo per andare avanti nel gioco. Quindi diciamo che è una cosa abbastanza particolare. Quindi ora non so se Fata e Muka Muka possono darmi quello che mi serve. Proviamo, sì, credo di sì. Esatto, Sabbia Mistica, che era una delle carte più forti che avevo scovato all'inizio del gioco. E quindi continuiamo tranquillamente a giocare. Benissimo. Quello che si fa solitamente durante questi duelli è appunto ottenere delle carte che mi possano permettere, come vi ho detto prima, di ottenere il drago tuono bicefalo. Ora qua non ho praticamente nulla che mi possa in realtà aiutare, per cui tendenzialmente posso fare anche così per tentare di ottenere delle nuove carte. Bisogna stare anche attenti ai valori di attacco che andiamo ad utilizzare, perché i valori di attacco che andiamo ad utilizzare con le fusioni, se sono troppo alti, non ci permetteranno di ottenere diciamo quel tipo di mostro appunto che stiamo cercando. Per cui dobbiamo stare attenti e dobbiamo valutare bene quale carte unire. Qui per il momento non mi interessa neanche più di tanto manipolare l'RNG. Qua ci sono diverse carte che sono fighe da mettere insieme, anche se in realtà non ricordo se possono unirsi o meno. Per cui voglio fare la prova di queste, perché voglio vedere. No, non si potevano unire, ok. Io alcune fusioni le ricordo ovviamente a memoria, altre purtroppo mi sfuggono, quindi devo anche fare un piccolo ripasso anche io in realtà, ma alla fine, ripeto, l'unica carta che ci servirà qui è ottenere il drago tuono bicefalo. L'RNG ovviamente viene manipolato per ottenere qualsiasi carta vogliamo. Quindi il nostro scopo è quello. E adesso abbiamo sbloccato Simon Muran.
Trasferiamoci al campo da duello perché qui incontreremo adesso altri personaggi che ci permetteranno di ottenere delle carte interessanti per il nostro deck. Che ne dici di un duello? Sì, duelliamo con tutti. Qua vi faccio vedere all'inizio un paio di duelli perché è giusto che sia così. Quindi questa che tipo è vegetale? Ah vabbè, fa schifo. Ok, andiamo avanti. Vi faccio vedere per l'appunto diversi duelli, perché così magari vedete e capite un attimino la meccanica di gioco. Poi, ovviamente, andrò avanti per i fatti miei, ovviamente, e non vi annoierò con tutta questa roba. Per cui iniziamo a fare così, perché questi due si dovrebbero, esatto, dovrebbero unirsi, per fare il guerriero teschio. Guerriero zombie, come si chiama? Alcune fusioni me le ricordo, infatti, come potete vedere, le lascio alla fine, proprio perché so che sono delle fusioni e che quindi le posso sfruttare. Allora, qui abbiamo tutti mostri che in realtà non si uniscono tra di loro, a parte la brocca, quindi la tengo da parte. Dovrei riuscire a battere con 6,50, esatto, perché comunque non hanno carte fortissime all'inizio questi personaggi. Man mano che andremo avanti, la difficoltà ovviamente aumenterà e quindi aumenteranno anche le carte che potremo trovarci contro. Ecco, anche qua non abbiamo una grandissima scelta. Per cui cerchiamo di combattere nel modo più veloce possibile. La cosa che ovviamente ci frena dal punto di vista bellico è il fatto di non avere carte che ci permettano di ottenere Drago Tuono Bicefalo, ma questo ovviamente si potrà risolvere a breve. Ora non ricordo se il D1 Fantasma si univa con la Brocca, sì. Ok. Ah, facevano uscioni, ok, mi ricordavo. Ah, va bene, dai, non è male. Diciamo che come evocazioni, alla fine come fusioni, tendenzialmente tutti i deck, se si conoscono, non sono messi male. Però avere comunque un drago a disposizione all'inizio e avere, la possibilità di tirare fuori dal cilindro il Drago Tuono Bicefalo in qualsiasi momento, è molto utile ai fini del gioco. Ecco, qui ad esempio abbiamo ottenuto il cavaliere. Quindi un cavaliere si può tranquillamente unire con il mostro infuocato per ottenere spadaccino fiamma. Ah no, fanno il cavaliere. Ok, quindi mi servirebbe tecnicamente un altro cavaliere per lo spadaccino di fiamma. Va bene, ok. Io alcune fusioni non le ricordo bene, quindi devo andare un po' intuito all'inizio. Man mano che poi giocherò, ovviamente riprenderò la mia forma Kuribo, che fa assolutamente cagare, non mi serve assolutamente. Benissimo, abbiamo perso, quindi andiamo a parlare con qualcun altro e abbiamo il paesano numero 1. Sfidiamo anche il paesano, sfidiamo tutti i paesani in questa puntata, mentre invece dalla prossima continueremo con appunto la storia e andremo avanti con la trama. C'è un altro paesano oltre, no, sono altri due paesani oltre questo, di cui uno, il giovane, l'ultimo, è davvero infame, per cui dobbiamo stare decisamente attenti. Allora, qui facciamo una bella cosa, dato che così ci leviamo un po' di carte. Ovviamente questa fusione la conoscevo. E andiamo avanti. Alcuni di questi paesani, tra l'altro, possiedono delle carte eccezionalmente forti.
Ne possiedono ovviamente solo una nel loro mazzo, però se la beccano, se avete il rischio che la becchino, siete nei guai. Ora non so se il drago con l'anfora mi davano già il drago di pietra o se prima dovevo fare il drago di... Allora proviamo a fare così, perché probabilmente devo fare il drago metallico prima e poi successivamente, esatto, il drago di pietra. Perfetto. Questa già, come potete vedere, è una combinazione di carte non indifferente, perché comunque avere un mostro con 2000 d'attacco all'inizio del gioco è tanta roba. È tanta roba. E da questo drago di pietra, se aggiungessimo un mostro di tipo tuono, avremmo ottenuto il drago tuono bicefalo. Quindi è importante anche ottenere dei mostri di tipo roccia. Ora quello che posso fare io è questo, perché tecnicamente la pianta dovrebbe unirsi, esatto, per fare la regina delle foglie. Benissimo. Quindi, come potete vedere, anche se abbiamo un po' di fortuna, tra virgolette, possiamo ottenere delle carte che comunque non sono così malvagie, perché comunque avere 2000 d'attacco, 1800 contro mostri che ovviamente sono molto più deboli, è tanta roba. Scartiamo, perché alla fine ormai siamo arrivati. Benissimo. E anche qua abbiamo chiuso il duello. Teschio Servo, che è un altro di quei teschi zombie che però effettivamente potrebbe tornarmi utile. Andiamo a parlare con qualcun altro. Ecco, lui è un infame. Lui è molto infame. Lui possiede delle carte eccezionali, per cui dobbiamo stare decisamente attenti. Allora, Teschio Servo non mi dispiacerebbe. Levo Kuribo e metto un altro Teschio Servo, perché Teschio Servo si può unire più facilmente con altre carte. Il Kuribo invece non ha praticamente fusioni utili e quindi non mi serve nel deck. Allora, qui non andiamo benissimo. Facciamo così, perché tanto ci portiamo avanti, ma non abbiamo delle gran carte. Mi metto in difesa perché lui potrebbe aprire la mano con un mostro forte. Ecco, vediamo se è quello. Già, zombie corazzato 1500, avete notato? Sì, lui è decisamente un infame. Ora qua la situazione è un po' particolare, perché io non ricordo allora, aspettate un attimo, perché allora macchina, ecco, proviamo così, perché vediamo se magari questi si univano. Mago del disco, vabbè, non mi avrebbe fatto nulla. Avevo il sospetto che qualcuna potesse unirsi, ma non mi ricordavo quale. Ora il problema è appunto tentare di uscire da questa situazione, perché se dovessi perdere, game over, ragazzi. E game over qui significa ricominciare tutto da capo. Oh, abbiamo ottenuto il draghetto, ma il draghetto non ci permette di fare nulla al momento. Però abbiamo questi esatto, che mi permettono di uscire da una situazione particolare.
L'RNG di questo gioco può essere manipolato anche facendosi fare dei danni, cercando comunque di sfruttare appieno questa situazione. Ma sì, tanto devo scartare le carte, non mi interessa il resto. Quello quanto ho? 800 di difesa. Ah, ok, però la mia stella aumenta. Vedete? Se abbiamo la stella che praticamente ci protegge e che quindi ci permette di aumentare i nostri punti di attacco, possiamo aumentare il nostro attacco e difesa di 500 punti e in delle situazioni anche poterci salvare. È per questo che vi dicevo che l'unica carta che può farmi effettivamente male è il drago finale occhi blu. Perché con quella carta praticamente io sono tagliato fuori anche con la stella che praticamente mi dava un supporto, ecco. Allora, qui possiamo fare o il drago. Possiamo fare questo, guardate, il drago di metallo, che poi successivamente diventa il drago di pietra nuovamente. Quindi siamo letteralmente usciti dalla situazione brutta e l'abbiamo assolutamente ribaltata a nostro favore. Devo cercare di ottenere più mostri di tipo drago e fulmine possibile. Perché quelli appunto mi permetteranno di ottenere il drago tuono bicefalo, che è diciamo l'evocazione più importante, più forte del gioco. Quindi vedete, lui comunque possiede delle carte non indifferenti, 1.300, 1.500, che all'inizio del gioco possono letteralmente spaccarli in due. Possono letteralmente spaccarli in due. Lui è praticamente il paesano più infame, più forte che c'è, tra tutti i paesani che andremo a reclutare adesso. Ed è anche un buon mezzo, per poter farmare, le carte. Allora, dovremmo unire questi due. Però ovviamente non fanno niente di eccezionale. Ok, non rischiamo perché lui possiede comunque, vedete, dei mostri che già superano le 1000 unità. Avrebbero messo in difficoltà chiunque, senza fusioni e senza nulla. Fantasma di fiamma che potrebbe essere utile, ma fino ad un certo punto. Bene, sfidiamo l'ultimo e dopodiché ci salutiamo per questa puntata. Vedete, il fantasma di fiamma è quello che ho ottenuto praticamente prima, che è pur sempre uno zombie, quindi mi andrebbe anche bene. Ecco, meteo controllo, non ha fusioni utili, per cui preferisco mettere lui. Brutta situazione. Allora, facciamo così. Quelle carte me le lascio perché possono essere utilizzate per fusioni, quindi potrebbero salvarmi. Ecco, anche lui possiede qualche carta decente. Non è infame come quello di prima, però. Allora, facciamo così perché dovrei ottenere. No, ho sbagliato. Dovevo fare così. Esatto, ho cannato. Dovevo metterle al contrario. Ho sbagliato. Addirittura. Aia, drago zombie 1600. Ah no, anatema del drago addirittura. Aia. Aia, aia, aia. Qui la situazione non è buona. Pifferaio Drago non lo voglio giocare perché potrei sfruttarlo.
vi faccio subire un po' di danni. Per il momento mi va bene così. Sapete, 2000 danni sono 2000 danni, eh. Perfetto. Sì, però perfetto qua una cippa. Perfetto una cippa. Allora, facciamo così. Giusto per scartare qualche altra carta. Subirò ovviamente un altro po' di danno qua, perché è normale, ma abbiamo il buco nero. Io vi dissi a inizio guida, praticamente inizio video, che il buco nero può aiutarci in queste situazioni un po' così, no? Un po' particolari. Anche se in realtà forse ce ne usciamo in maniera pulita. Che io ho la principessa. Allora, prima utilizzo il buco nero. Ok, così levo tutto. Non posso giocare più carte, perché vi ricordo che si può giocare solo una carta per turno. Non è come nel gioco originale, in cui le carte magie possono essere utilizzate più volte. Le carte, capito? Quindi la situazione è un po' particolare. Io non vorrei fare una mezza cagata, perché se unisco dovrebbero unirsi loro, esatto. Sabbia mistica è una delle carte più forti di inizio gioco, perché si può ottenere praticamente con tutto ed è veramente veramente forte. Qui è arrivato il momento di unire. Lo so, è scarsissima, però. Oh no, si aumenta. Cacchio, non l'avevo visto. Questo è stato un errore mio. Queta. L'errore mio questo. Ecco, un altro che si potenzia. Devo stare attento a questi danni, perché vedete, ho soltanto 950 life points adesso. Qui non c'è niente di... non c'è niente di particolare. Con 900 alla fine mi posso permettere di attaccare. Se mi dovesse infliggere danni, saranno sempre di meno rispetto a quelli. Oddio. Ok, mi sa che è arrivato il momento di non rischiare più. Facciamo un po' di spazio. Thank you.
Allora. Facciamo così. No! Mi ricordavo si unissero. Oh, che figura da cioccolattaio. Vabbè, l'importante è che siamo riusciti a vincere. Avete visto già questi paesani mangiare? Ovviamente abbiamo ottenuto la carta più scarsa perché siamo stati scarsi anche noi. Ok, usciamo. Andiamo a dare un'occhiata, perfetto. Concludiamo questa scena e poi per il momento stacco. Seto. Perfetto. A questo punto io vado a salvare. E ovviamente ci rivedremo poi nella seconda parte, dove affronteremo sia Giono che Seto. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.